Ciao Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Io partirei da quella manifestazione, insomma, dei tifosi di ieri che sono venuti a salutare. Ci sono stati poi un po' per tutti, anche per te, è stato un momento, diciamo, di riabbraccio col pubblico dopo tanto tempo. Sì, è stato un bel momento, chiaramente da tanto che non stavamo vicino ai nostri tifosi, sono venuti a darci quella spinta, quella carica ulteriore che servirà per fare una grande prestazione domani. Chiaramente siamo contenti di tutto questo affetto, di tutto questo entusiasmo che siamo riusciti a creare, e chiaramente domani adesso tocca a noi, perché adesso tutto è di responsabilità, è responsabilità della squadra, quindi dobbiamo cercare di ripagare questo amore che c'è nei nostri confronti e, ripeto, la carica e la spinta che ci hanno dato ieri, penso domani bisogna metterla in campo, perché domani per me è una partita molto molto difficile, l'avevo detto anche quando abbiamo incontrato il Chievo nella seconda partita dopo il lockdown. La partita è stata difficile anche se l'abbiamo vinta, però adesso è un playoff, si gioca in 180 minuti, quindi dobbiamo essere molto ma molto concentrati. La seconda domanda che ti faccio è sulla situazione, diciamo, fisica della tua squadra. Hai fatto riposare qualcuno a Salerno, non sono tutte fuori squalifiche, questo è importantissimo, quindi hai a disposizione un po' più di giocatori, a Marchizza e Capradossi purtroppo non li avremo mai, però insomma stai recuperando i pezzi, no? In questo periodo. Ma siamo stati bravi a Salerno a fare una partita intelligente per quanto riguarda la gestione dei diffidati. Abbiamo fatto delle rotazioni per come avevamo programmato, quindi quella partita è filata liscia. Abbiamo anche vinto, abbiamo raggiunto un traguardo storico che ci tenevamo, questo terzo posto per noi è motivo d'orgoglio e chiaramente adesso penso che questa settimana tipo ci abbia dato la possibilità di recuperare energie, fatiche, anche qualche ragazzo ha messo dentro condizione, quindi penso che dal punto di vista fisico siamo in netta crescita, mentalmente stiamo bene, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto e ad affrontare una gara difficile con grande entusiasmo. Purtroppo non recuperiamo Mastino, continua ad avere problemi, non sarà dei nostri. Sì, il problema alla caviglia. Recuperiamo e viene con noi Galabinov, di questo ne siamo felicissimi. E c'è anche qualche altro dubbio su qualche ragazzo, però vediamo, valutiamo domani. Però diciamo che quelli che domani si presenteranno a Verona stiamo tutti bene. Mister, è un avversario temibile, come hai specificato, insomma, il campionato comunque abbiamo conquistato 4 punti su 6 disponibili. Cosa temi di più dal punto di vista complessivo della squadra? Ma adesso nell'immediato temo il fatto che li ho visti gioire tanto per questa qualificazione alla semifinale. Battere una squadra come l'Empoli non è semplice. L'Empoli nel girone di ritorno, col cambio dell'allenatore, con innesti di grandissima qualità, era una delle squadre candidate a questa promozione finale e superare il turno non, chiaramente per loro è stato veramente importante, quindi troveremo una squadra con in fiducia, grande entusiasmo. Sì, hanno giocato 120 minuti, possono aver fatto quella mezz'ora in più che può anche a livello fisico averli un po'
affaticati, ma credo che in questo momento qua l'aspetto mentale conti più di tutti, basta star bene con la testa e si può anche fare partite ravvicinate. In più temo il fatto che è una squadra tosta, con giocatori anche di categoria superiore, giocatori che nelle partite così in 180 minuti possono risultare pericolosi. Quindi siamo in una semifinale playoff, chiaramente tutte le squadre sono forti, sono temibili, hanno pregi, hanno difetti e vediamo noi come riusciamo ad opporci a questa squadra che all'inizio dell'anno era una squadra che arrivava dalla Serie A, retrocessa, che doveva puntare all'obiettivo massimo in semifinale playoff, quindi il valore del Chievo lo conosciamo bene tutti. Chievo e Verona, da Chievo e Empoli, Empoli aveva sicuramente un organico, no, più ampio, e anche se Chievo insomma la squadra l'ha attrezzata per come si dice di salire, però questo aspetto mentale, cioè in questo momento su 100 quanto dai te all'aspetto mentale e all'aspetto fisico, così proprio dal tuo punto di vista? Ma in percentuale molto di più l'aspetto mentale, perché e se inizi a pensare solamente al risultato ti snaturi, inizi a non essere più, a perdere di identità, invece devi rimanere lucido, pensare di affrontare le gare rimanendo fedele a tutto quello che ti ha permesso di arrivare ad ottenere quel grandissimo traguardo che abbiamo ottenuto. Quindi qualsiasi cosa accade durante la gara bisogna rimanere sempre aggrappati a tutto quello che conosciamo, che prepariamo durante la settimana, perché penso che veramente fisicamente si può anche reggere la fatica, reggere anche il peso di una partita così importante. Quindi penso che la mente, l'attenzione, l'intelligenza che dovrà essere messa in campo, quella faccia la differenza. Ultimamente lo Spezia ha avuto più difficoltà con le squadre che si chiudevano, Venezia, Entella, che hanno fatto quasi nulla, insomma Venezia addirittura anche un po' picchiato. Invece quando le squadre giocano lo Spezia si trova nessuno. Ecco, che Chievo ti aspetti? Loro dovranno per forza fare un gol per andare in finale, però se ti attaccassero diciamo che non ci dispiacerebbe forse, vero? Ma chiaramente non posso sapere strategicamente come affronterà la partita il Chievo, però è normale che noi abbiamo questo vantaggio della classifica, è normale che loro dovranno cercare di forzare un po' la partita e chiaramente penso che debbano osare qualcosa in più rispetto a una squadra come quelle che hai citato te, che dovevano fare il risultato per ottenere una salvezza, per ottenere il punto che garantiva un obiettivo importante. Quindi penso che sia una partita aperta, loro hanno qualità in avanti, quindi penso che snaturare un po' le caratteristiche dei loro attaccanti, penso non lo facciano, perché è normale che è una partita dove bisogna cercare di fare il risultato. Quindi mi aspetto una gara come quella che abbiamo affrontato poco tempo fa, una partita è stata equilibrata, penso che poi nel secondo tempo un po' si è sbloccata grazie anche al loro vantaggio, noi abbiamo dovuto alzare un po' il baricentro, iniziare ad essere un po' più offensivi, poi è finita con la nostra vittoria, però penso che fino a quel momento lì regnava l'equilibrio. Mi aspetto una partita così perché, ripeto, il loro valore, l'importanza della gara e la gestione in 180 minuti conta e bisognerà valutare tantissime cose. Ecco, invece il fattore campo, cioè in genere nei playoff il ritorno in casa è un vantaggio effettivo, però questa volta senza pubblico, ecco. Senza pubblico è quello che è stato un po' l'effetto Covid. Secondo me
dal punto di vista dell'assenza del pubblico ha falsato tantissime partite, e allora a questo punto qua penso che vantaggi per quanto riguarda giocare in casa o fuori ce ne siano davvero pochi. Sta alla squadra, per come affronta le partite, con l'atteggiamento, se riesce a dominare le gare, se riesce ad approcciarle bene, perché in questo momento l'aiuto del pubblico, la spinta del pubblico chiaramente non c'è. Noi l'abbiamo avuto ieri e siamo felici di questo, perché aspettavamo con ansia un confronto con i nostri tifosi, perché chiaramente non averli più allo stadio per noi, io penso che noi con la presenza della nostra curva, della spinta del nostro pubblico, potevamo secondo me in qualche partita avere qualche vantaggio in più. Sappiamo che ce li avremo vicini, anche se non a pochi metri di distanza, quindi dobbiamo far bene anche per loro. Mister, arrivano i quattro posti nobili dei playoff. Due delle squadre che hanno i monti ingaggi più alti sono chiaramente quella che vai a affrontare domani e il Frosinone. Poi c'è il Pordenone che non è promossa e quindi si sa che insomma, si riesce a dare continuità a un progetto tecnico e questo è un vantaggio. Tu sei colui che ha costruito un po' dal niente, non hai un monte ingaggi stratosferico, hai tanti giocatori di qualità, insomma. Ci pensi? Cioè, pensi che lo Spezia sia un po' la mosca bianca? È veramente la rivelazione insomma, di questo lotto? No, io penso che all'inizio dell'anno il nostro obiettivo era cercare possibilmente di migliorare tutto quello che era stato fatto l'anno precedente per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda il valorizzare qualche giovane, perché non dimentichiamoci, eravamo una delle squadre con l'età media più bassa, quindi penso che tanti di questi obiettivi sono stati raggiunti. Siamo riusciti ad arrivare al terzo posto in classifica, che per noi, come ho detto prima, è un traguardo straordinario. Quindi col lavoro, con l'impegno di tutti, col grande sacrificio, con grande attaccamento dei ragazzi che hanno dimostrato veramente grande abnegazione, grande cultura del lavoro, siamo riusciti a venire fuori prima da una situazione difficile iniziale e poi mantenere quell'equilibrio e quella qualità di prestazioni per tantissimo tempo. L'abbiamo fatto anche alla ripresa, siamo stati costanti, abbiamo fatto, io penso, tanti punti, perché non era semplice ripartire e vincere così tante partite. Quindi noi ce la giochiamo, sappiamo che davanti a noi ci sono 2-3 squadre che all'inizio puntavano alla promozione diretta, squadre che sulla carta erano favorite rispetto a noi per altri traguardi, squadre che sulla carta sono molto più forti di noi, però poi c'è il campo che deve dare il verdetto finale e noi in questo momento qua pensiamo di potercela giocare con tutte. Sì, lui è stato molto molto bravo l'anno scorso, molto bravo perché all'andata della finale il Verona aveva perso Cittadella per 2-0, poi ribaltare quel risultato chiaramente non è stato semplice, quindi ha fatto un lavoro straordinario. Penso che queste siano partite ricche di tensione, i playoff sono veramente un terno al lotto, sono partite dove il dettaglio fa la differenza, una palla inattiva, una gestione poco corretta di qualche situazione, la percezione del pericolo se non è altissima ti può
far perdere le partite. Quindi sono momenti di una stagione dove bisogna veramente essere al massimo, e ripeto, per me conta tantissimo l'aspetto psicologico, la testa, perché è quella che comanda tutto, e entrambi siamo stati bravi a portare a termine un lavoro difficile, perché ripeto, i playoff sono veramente un terno al lotto, sono partite molto molto difficili, cariche veramente di tensione, e arrivare in fondo e vincerli sarebbe veramente un qualcosa di eccezionale, di straordinario, e vediamo se uno dei due riesce a ripetersi. Ti volevo chiedere sulla prestazione di Pastore a Salerno, tu hai sperato che io possa prendere, probabilmente lo sarei provato in allenamento, però è veramente sono mesi che non li vediamo più. Come ti è sembrato? E poi ti volevo chiedere riguardo all'abbondanza che sta ritornando, speriamo, sugli esterni, come sarà lui. Chiaramente dovevamo per forza di cose avere un'alternativa ai soli due centrali che abbiamo in questo. Sono più Ferrer però che non Pastore. Visto che ma diciamo che nel momento in cui avevamo abbondanza sugli esterni, nella scelta di durante gli allenamenti, nella scelta di affiancare un centrale ai due che ci sono rimasti, è ricaduta su Bastoni, perché ha fisicità, ha corsa, ha anche un buon piede, è aggressivo. Penso che, chiaro, non è semplice, perché adattarsi in maniera veloce a un ruolo così difficile non è semplice, però dovevamo sceglierne uno e abbiamo scelto lui, si è rivelata una scelta a Salerno penso azzeccata. Poteva far molto meglio sul gol di Gondo, però poi nel complesso si è comportato bene. E se uno si applica, se uno rimane concentrato dal primo all'ultimo minuto, per qualche partita può fare un ruolo diverso rispetto a quello che è il suo naturale. Penso che lui, nel momento in cui ci sarà di bisogno, è lui il nostro terzo centrale, perché continuiamo a provarlo in quel ruolo, perché può capitare di tutto, speriamo di no, però è lui che deve cercare di, in queste ultime gare, di metabolizzare un po' tutti i movimenti e farsi trovare pronto nel momento in cui ci sarà di bisogno. Mi chiedevi di Mastino? Di Ragusa, scusa. Ragusa purtroppo con l'entella ha accusato una bruttissima distorsione alla caviglia. L'abbiamo tenuto a riposo nei giorni successivi. Antonio è un ragazzo che soglia del dolore altissima, è uno che stringe i denti, è un ragazzo che veramente non molla mai, sta continuando a fare allenamento, sono convinto, sopra il dolore, non è al 100%, però per noi anche a partita in corso è un'arma, è una freccia. Avete visto con l'Empoli, appena entrato è riuscito a far gol, a farci vincere quella partita, quindi anche se non al 100%, per me Antonio è una pedina importantissima. Io sono una cosa, visto che se gli ha fatto piacere la telefonata del patrono Volpi dopo la partita di Salerno. Sì, mi ha fatto piacere. Mi ha fatto piacere anche il fatto che ci ha sempre seguito. Sapeva un po' tutto, sapeva degli infortunati, sapeva di qualche diffidato, quindi mi ha fatto piacere anche la sua vicinanza, e sono convinto che in queste partite la tensione che abbiamo tutti in questo momento ce l'avrà anche lui, farà il tifo per noi sicuramente, quindi siamo contenti di avere anche lui al nostro fianco. Grazie a tutti.